l'immunoterapia non riguarda soltanto i tumori. Ci sono situazioni, tra quelle più frequenti, come dicevo, l'endometriosi, che tra l'altro è una patologia che, se presente, può impedire l'insorgere di gravidanze, quindi va opportunamente trattata dopo che siano state ben definite diagnosticamente le sedi della presenza di queste isole di tessuto endocrino attive, che vanno individuate ed asportate e quindi trattate anche dal punto di vista ormonale. Esistono una serie di situazioni che sono molto molto disparate e diffuse in pazienti non di tipo neoplastico. I trattamenti ormonali di tipo additivo, sia nell'uomo che nella donna, e per i motivi più vari, anche per scelte personali, in persone che per esempio volessero cambiare la propria identità sessuale. Quindi quella è una delle applicazioni. Esistono situazioni di deficit in cui bisogna fare una terapia anche qui di tipo additivo sostitutivo, ma l'elenco qui sarebbe molto lungo e di assoluta competenza endocrinologica. Ormonosensibile, come abbiamo detto all'inizio, significa che sulle cellule che noi vogliamo colpire, sui tessuti su cui noi vogliamo agire, ci sono dei recettori ormonali, estrogeni, progesterone o addirittura testosterone, perché non abbiamo parlato ovviamente di carcinoma della prostata, dove il recettore è per il testosterone e dove valgono principi biologicamente abbastanza simili a quelli detti per il carcinoma mammario, ma sono neoplasie di tutt'altra natura e richiederebbero un trattamento a parte. E così per le neoplasie dell'endometrio, anche per queste c'è una loro quota che è ormonosensibile, dove i trattamenti ormonali vengono adesso soprattutto effettuati in fase avanzata di malattia, quindi sostanzialmente negli stadi quarti, mentre il chirurgo e il radioterapista intervengono nelle fasi precoci di malattia.